Eccoci qua, sempre 16 marzo 2023. Oggi vado in un bel posto, sul lago di Seo. Ho già mostrato in passato qualche video di questo posto. E mi noto che veramente questi periodi non c'è sta neve e addirittura la temperatura è bella alta, 16 gradi al momento. Diciamo che siamo messi veramente male, insomma, qua a nord. Poi a sud sta piovendo, ripiovendo, fa freddo, grandine, neve, ma è probabile che si sia rivoltato sotto sopra il mondo, o come diciamo noi, nord, esci da questo sud. Comunque, al di là del tono scherzoso, è un problema serio. Speriamo che si risolva. Credo che si risolva mettendo le auto elettriche, però sulle cime e quelle lassù in alto la neve c'è, ma io credo che dovrebbe essere molto 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 in basso di questi periodi. Comunque va, speriamo bene. Giusto un anno fa è stata allargata, finite di allargare questa strada, deviando tutto il traffico, giustamente, per non far attraversare il centro urbano di Lovere, è stata fatta questa deviazione per i mezzi pesanti, visto che è una zona molto importante, siderurgica, molto importante, per evitare disagi ai cittadini è stata creata questa deviazione. Cioè la strada già c'era, ma è stata allargata e ammodernata per far sì che potessimo transitare. È una zona molto trafficata dai mezzi pesanti, c'è un grosso centro siderurgico, c'è una grossa fonderia, insomma, alla fine. È carina veramente questa zona, purtroppo per esigenze, io credo, essendo c'è bisogno di molta acqua in una fonderia, per questo tipo di esigenze viene costruita in riva al lago. Ma questa è veramente una bellissima zona. Signore, lo vedo, e qua questo finestrino è quasi da film dell'orrore. Porticciolo turistico del lago di Seo. Il
veramente molto carino questo posto, veramente molto carino. Eccomi qua, sono arrivato alla fonderia Lucchini. Tra un po' chiuderò la trasmissione perché giustamente, essendo un'azienda, non posso filmare all'interno. Tempo che mi fermo. E vi saluterò. Eccoci qua, ciao ragazzi!